Confesso che la parte che mi sta piacendo di più di questa run è il registrare sul PC, perché io ho interrotto esattamente 30 secondi fa e sono già di nuovo qui, pronto, con il video già terminato. È bellissimo. Niente più tempo sprecato a editare riguardando tutto quanto da capo, togliendo quei 10 secondi di caricamento per smussare un minuto al video, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto tempo risparmiato per me. E tanto tempo in cui posso giocare, in più. Che non è per niente male. Questo significa anche che non ho modo di pensare a un'introduzione decente da fare tutte le volte tra un episodio e l'altro. Dovrete accontentarvi di questo. Però, dai, alla fine non è così male. Stavolta sono riuscito a farlo alla prima botta. Mi sento una persona migliore. Ah ok, non spezza guardia dopo l'attacco. Vabbè, almeno non ho perso vite. Questi li avevo uccisi l'altra volta, no? Avevo ucciso solamente quello con la torcia. Gli altri due no. Penso di poter fare la stessa cosa. Se vengono una alla volta è meglio. Non so se vale la pena cercare di attirarli con lo shuriken, ma forse no. Questi erano a fondo. La mia ascia distrugge direttamente lo scudo. Ah, ok. Quindi più facile di così non si può. Se il tizio sta parando, mi regala un critico e lo uccido. Devo valutare un po' meglio il range. Ed ha Hyper Armor. Infatti il tizio non mi ha interrotto mentre facevo questa cosa. Queste sono tutte informazioni utili da sapere. Dopodiché, stavolta penso che scendere non sia un'opzione valida. Non vedo nessun modo poi di risalire. Quindi probabilmente se cado farà come l'altra volta, no? Che cado nel burrone e mi fa respawnare sopra. Con un po' di vita in meno. Che è una cosa che vorrei evitare il più possibile. Beh, non mi sembra esserci nessuno a parte il tizio. Ok, lì c'è qualcuno, ma forse non mi vedono. Lì ce n'è un altro. Senti, ma questa cosa mi fa troppo piacere. Dovevo farlo a prescindere. Anche se mi hanno visto tutti adesso. Era troppo bella l'idea. Questo è chiuso. Purtroppo l'arciere messo lì è perfetto per darmi fastidio. Sì, chiama chi vuoi. Facciamo fuori l'arciere, va. Ho visto anche quello con la lancia. Ah, lui è un mini boss. Però posso comunque andarmene da questo lato. Quindi un lato è bloccato con la nebbia, l'altro no. Va bene. Pensavo avrebbe fatto l'affondo. Questi sono proprio scarsi. Facciamoci l'ultimo. Sbagliato tasto. Quello con la lancia mi ignora. Ah, lui mi tira robe. Contrastare gli affondi possono essere solo deviati. E con la contramossa Mikiri che io casualmente ho. Lo fa anche alle spalle. Ah, lui è il cacciatore di shinobi, perfetto. Ah, vieni qui all'aperto. Ah, se mi fa un affondo, prima voglio vederlo un paio di volte così capisco qual è il tempismo con cui devo schivare.
Quella era tutta una serie di affondi. Questa era una spazzata invece. Sbagliato. L'ho fatto. Stavolta no. Troppo lento. Ah no, invece è buono. Usiamo l'ultima di queste. Non è un nemico difficile. Specialmente grazie alla contromossa. Non mi devo fare prendere. Ah, mi ha sbagliato. Va bene, non fa niente. Ho sbagliato il tasto. Peccato, sono davvero stupido. Dovevo solamente fargli l'ultima volta la contromossa rotolando verso di lui. E avevo fatto. L'avevo davvero ucciso. Sono un idiota. Ho perso 560 dei soldi e 230 dei punti. In realtà devo capire bene qual è l'utilizzo migliore per i soldi. Per ora non ho visto niente che vale la pena, davvero la pena, di essere comprato in quella maniera. Quindi non capisco perché dovrei averli. Ma sicuramente ci sono dei motivi validi. Perdere metà dei soldi così non è buono. Proprio no bueno. La penalità per la morte è cattiva. La cosa che invece mi piace è il fatto che la resurrezione può essere usata solamente una volta contro lo stesso nemico, perché non ti si ricarica nel frattempo. Quindi prima che sono morto contro il tizio, avevo poche possibilità di cavarmela. Quindi comunque devi giocare bene, non puoi resuscitare all'infinito. Diciamo che è solo un piccolo allungamento della barra della vita. Anche se ho due punti di resurrezione, non è importante. Di nuovo ho perso vite. Non so perché vivo nella convinzione che nel momento in cui la vita... Sono appena stato colpito, no? La vita è grigia e sta scendendo. Se colpisco l'avversario mi si ricaricherà in automatico. Come in certi altri giochi di nostra conoscenza. Però purtroppo non è così. Lo farò di nuovo perché sì. Perché? Ok, mi sono incastrato nel ponte perché stavo guardando il nemico. No, mi devo levare da qui. Guarda l'arciere, che mira che ha. Ah, però la freccia non arriva. Ok. La gravità fa il suo corso. Vieni qui. Non penso di avere un modo di usare effettivamente l'olio in questo momento. E anche se lo uso, poi come faccio a dargli fuoco? Ah no, è vero, c'è lo strumento.
poteva andare meglio. Facciamo fuori l'arciere. Ok, perfetto, vieni qui. E poi resta lo scarsone con la lancia. L'unica cosa vagamente problematica è capire in quale momento schivare per fare la parata speciale all'affondo. Ma se lui non mi vede, posso fargli l'attacco speciale? Vediamo. Sì. Beh, così ci risparmio molta fatica. Mi fa piacere che si possa fare. Quindi anche se lui è lì, a me compare il simbolo. Non solo quando vengo colpito. Questa è una spazzata. Ok, ok. Ok. Sbagliato la schivata. In realtà il tempismo è molto, molto, come dire, libero. Posso schivare anche abbastanza in anticipo e poi funziona la parata speciale. Pensavo fosse più stretto, proprio come se fosse un parry o una deviazione. Invece no, posso sbagliare, non è un problema. Questo tizio non era forte, specialmente avendo modo di rispondere agli affondi così. Questa è una zona che mi serviva esclusivamente per aiutarmi in combattimento, penso. Compresse, grazie. Beh, adesso se trovo un idolo, è anche il caso di riposare, giustamente, perché non c'è nessuno che respawna. Tranne dietro di me, ma non ci devo più tornare lì dietro. Quanto ai grani ne ho 3. Ho un punto, ma ne volevo almeno 2. Perché sto puntando a questo. No, non è vero. Giusto, è questo qui, per essere più furtivi. Giusto. Questa no. La parata a mezz'aria non penso mi serva. Questo nemmeno. Non li sto usando ancora così tanto, gli strumenti. Però dov'era? Quello per scivolare. Questo. Questo mi piaceva, potrebbe essere effettivamente utile. Correre, acquattarmi. Dovrebbe funzionare così, mentre corro mi appiattisco. E in realtà lui scivola. E però non mi ha visto. Siamo di nuovo... No, non è la stessa zona. Ce ne sono 2. Un altro mi ha visto. Ah, è un arciere. Però non si è accorto come si deve, quindi lo lasciamo stare lì. Se posso fare il giro e arrivargli dietro, meglio. Ah, vedi, lì ce ne sono altri 2. Non penso di poterli cogliere entrambi impreparati. Però, almeno uno. Ok, che succede? Ah, pensavo di finire morto. Invece no. Ah, giusto, perché posso semplicemente fare questo. Ero convinto di potergli fare il critico, e invece nada. Ma in quel caso, no, che lui sbatte l'arma per terra, conta come spazzata o come affondo? E che cazzo sto facendo? Posso schivare come si deve? Pessimo. Disgustoso. Quando sono in queste condizioni, non so se mi conviene di più non curarmi, morire e aspettare che si ripristini un punto di resurrezione, oppure usare effettivamente la fiasca. Perché ha preso fuoco?
Ah, c'è un arciere. L'ho visto un attimo troppo tardi. Adesso non si pone più il problema. Ha deciso il gioco per me. Devo resuscitare. Questa è l'arciere a cui volevo arrivare alle spalle. Proprio lui. Aia. Questo. Mi domando come mai non sia più disponibile la resurrezione. Devo ammazzare parecchia gente prima di poterlo fare. Ah, ok, lì ci sono altri arcieri quanti. Non mi piace questa situazione. Forse non è una questione di nemici uccisi, ma di zone. Sono morto in questa zona, quindi finché non mi dispo di tutti quanti, aia, continuerò a non poter resuscitare. Non c'è un modo per separarli questi qui, perché sono tutti arcieri. Mentre colpisco uno mi attaccano gli altri. Purtroppo attaccare col rampino lì non serviva a niente. Ne resta solo uno. Ok. Quindi ora che ho fatto questa operazione, posso ripristinare i punti di resurrezione? Olio. Sembra di no. Peccato. Chissà se da qui... Ah, ok, non posso salirci sopra. Era solo per spostarmi più velocemente. Allora non mi serve a granché. Ah, uno di quelli. Più due tizi con il martello. No, scusami, lo scudo. Ok, volendo mi posso buttare giù. È lo scudo, no? È un arciere. L'altro ha lo scudo. Aia. Non è come quello che ho trovato l'altra volta, questo. Non ha gli occhi rossi, però voglio vedere quanto gli fa. Bel colpo. Non tanto, quindi non mi serve a niente. È una spazzata, devo saltare. Ok, la spazzata è un attacco che ancora non riesco a capire. Ah, io ho schivato male. Qui si muore, penso. Questa cos'è? Un'animazione da... Wow, wow, wow! Ecco perché non mi piacciono questi tizi qua. Sono particolarmente bizzarri. Non capisco come combattano. Ok, ho riottenuto la resurrezione. Era anche il momento giusto, visto che sono senza curativi adesso. Ah, avevo visto bene, erano due tizi con lo scudo più un arciere. Ma questi qui sono facili, basta beccarli quando non stanno attaccando, rompere lo scudo e sono morti. Ok, avanti il prossimo. L'unico problema era quello grosso. È il fatto che adesso... sono con una pillola e zero piasche. Va bene. Poteva andare peggio. Ho visto quello. Vediamo se, calandoci da qui, si può arrivare. Sembra proprio di sì. Magari è una squama? Unguento. Infligge a chi lo utilizza il veleno. Ah, ok. Quindi se mi avveleno così, non posso essere avvelenato da altre fonti.
potrebbe essere utile in situazioni molto molto specifiche. È importante sapere che ho questa opzione. Questi nemici scappano, no? E non posso attaccare sott'acqua. Ah, invece sì. Probabilmente droppano qualcosa. Magari proprio una di quelle scaglie che vuole il tizio. Dovrei controllare se posso ucciderli ed eventualmente farmi droppare qualcosa. Avevo ragione. Quindi devo trovare sette di queste. Almeno sette. Sono nemici che mi conviene quando vedo rushare come ho fatto adesso, ucciderli e poi sperare che mi diano una cosa. Mi fa piacere. Non so se è una cosa che respawna oppure è lì in quella zona e poi se lo uccidi. La scaglia ce l'hai, non ne avrai più altre. Dovremo capirla questa cosa. Magari proprio qui posso tornare, visto che l'ho ucciso. Posso vedere se mi fermo all'idolo, il coso respawna oppure no. Ma adesso non è il momento di fermarmi all'idolo, dobbiamo andare avanti. E poi devo anche tornare a uccidere quello che stava all'inizio. Anzi, forse ce ne sono almeno due che posso recuperare. Poco piacevole. Sembra non esserci nessun'altra cosa da fare, tranne entrare. Quello non è il tizio che ci ha salvato la vita all'inizio del gioco. Nel filmato, dico. Magari è solo un vecchio che sta lì. Non so se questa è una boss fight o meno. L'arena sembra indicare questo. Se così fosse, io non sono esattamente in condizioni da affrontare una boss fight. Di qui non ci si può andare. Non so se mi conviene tornare all'idolo e poi venire qui. Magari correndo. Facciamo così. Giusto per dubbio. Va bene. Non so che è successo, ma va bene. Quello? Non l'avevo visto quell'oggetto lì sopra. Come lo raggiungo? Non posso aggrapparmi. Aspetta, così. Polvere rinfrescante. Sì, per non essere bruciato. Quella potrebbe essere molto utile adesso. Quanti punti avevo? Due. Due. Usiamoli perché altrimenti rischio di perderli. Se muoio contro il boss. Magari i soldi li perdo, non è un problema. Ma questi li vorrei conservare. Ok. Adesso abbiamo ancora di più furtivo. Oppure scavalcamento. Colpi mortali alle spalle nel mezzo della battaglia. Devo saltare sopra un nemico sbilanciato. Non so quanto potrebbe essere utile. Magari ci sono nemici specifici che possono essere uccisi solo alle spalle. Perché altrimenti se il tizio è sbilanciato gli posso fare direttamente il critico. Non vedo perché dovergli andare alle spalle. Non ho riposato. C'è altro da fare? Acquista emblemi. Ci sono altre cose che potrebbero farmi avere dei soldi. Ah, ne ho 31 in deposito, quindi non mi conviene comprarli. Viaggiare, no. Riposiamo e basta. Ok, ho riavuto i miei punti. Ce ne sono 28 in deposito. Penso di essere tranquillo così. Ora non mi ricordo bene dove erano tutti i nemici. Il tizio col martellone è respawnato là sopra. E ci sono di nuovo tutti quanti gli arcieri di qua. Peccato. Ah, aspetta, il
Il coso. Come cavolo si chiama? Il pesce? Non sembra esserci di nuovo. Purtroppo però da qui non posso andare avanti. Devo per forza tornare da lì. Altrimenti sarebbe più utile andare da sto lato. Vabbè, mi devo ricordare o oggi o un'altra volta di andare a uccidere quel pesce che stava vicino al tizio che voleva le scaglie. Molto meglio dell'altra volta. E io provo a sbattermene di tutto e di tutti. Giusto per sapere che succede qua davanti. Ok, sono dentro. Loro mi seguono, quindi andiamo avanti. Hello? Padre. Ah, è lui! Sei tu, temo di aver commesso uno sbaglio. Forse inizio a pagare il prezzo del tempo. No, non ti curare delle mie ferite. Inutile. È troppo tardi. Lupo, prendi questa. Chiave del tempio. Sul retro della tenuta. Ok, quale tenuta? La nostra tenuta? No, quella degli Irata. Questa qui. 2, il signore assoluto. Difendilo con la vita. Sarà il ragazzino, immagino. Questa è la chiave del tempio segreto nel palazzo della tenuta. L'erede divino è lì. Passare dal davanti è impossibile. Non supereresti mai le fiamme. Sì, padre. Forse le rupi proprio qui fuori. Sì. Torna all'ingresso della tenuta e cerca una via laterale lungo le rupi. Entra dal retro, attraverso il cimitero. È la tua via d'accesso. Ho capito. Lupo, ricorda sempre il codice di ferro. Sì. Il signore è assoluto. Lupo, proteggi il tuo signore con la tua vita. Padre. Ah, ecco. Si è bloccato lì. Lui è morto. Vado alla mia sinistra e seguo la rupe. Se ci penso io. Va bene. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Qui dentro più niente. Alla mia sinistra sarà qui. O forse no, scherzavo. Non era lì. Ah, ok, in realtà era di qui. Però da quest'altro lato. Capisco. Peccato aver perso vita in questa maniera insulsa. Va bene. Allora, curati perché sono un pirla. Dopodiché è di qua. Siamo arrivati a destinazione. Abbiamo i nostri nemici. E non ho altre strade, sembra. Solo lui? Sembra di sì. Olio, va bene. Qui nient'altro. Da origliare? Scommetto che ormai l'incendio alla tenuta è fuori controllo. Già, se qualcuno vuole uscire,
Potrà usare solo questa grotta. Non fate scappare neanche un ratto. Ordini di Lord Diggle. Lo so, e non mi dispiace affatto. Odio i bastardi egoisti che si lasciano tutti alle spalle al primo segno di pericolo. Va bene. Chi non li odierebbe? La ricompensa sarà la morte. Ce n'è un altro davanti? Ah, eccolo. Uno con l'ascia. Da dove spunta l'arciere? Niente panico. Allora, tu sei fesso. Finché non mi schiacci contro il muro. Ah, peccato. Devo ancora capire che cosa intendeva. Ok. Non vedo nulla. Con premere L1 più R1 assieme. Ancora non mi è chiara quella cosa lì. Ce ne sono altri? Ok, ne resta solo uno. Più l'arciere che non penso si sia spostato. Questi passano improvvisamente dal nemico più forte del gioco e fastidioso al più stupido. Basta usare lo strumento giusto. Ah, eccolo. Pensavo si fosse spostato. Non so perché mi piace fare i critici sui nemici che sono già morti. È tutto stile quello. Dobbiamo scendere qui sotto. Tra l'altro mi devo ricordare di controllare come funziona il monocolo. Salto sulla parete? Ah, proprio così. Carino. Non bruciarti, per favore. Questo mi ricorda particolarmente un certo livello di Nioh. Ah, bene. Mi stavo chiedendo se ci sarebbe stato un santuario nei paraggi. Questa è bloccata. Questa immagino sia una zona sicura. Non vedo perché non riposare. Punti, ne ho uno. Perfetto, non ci posso fare nulla. A cosa devo puntare adesso? Perché non posso prendere questo? Punti abilità insufficienti. Ah no, ne ho zero, non ne ho uno. Ah, avevo visto male io. Viaggia, non devo. E quindi va bene così. Diamo uno sguardo nei paraggi. Ok, tu sei in arciere. Qui sul tetto. Niente. Chi mi ha visto? Ah, ecco, un arciere, quello che non volevo. Peccato. Poi posso costeggiare tutta quanta la zona. Penso di dover arrivare da questo lato, facendo tutto quanto il giro intorno. Vediamo se c'è un altro modo. Eh no, perché da qui non posso passare. In realtà siamo in un corridoio. Che arrivo da qui, devo per forza tornare indietro, fare il giro e seguire il percorso indicato. Devo solo trovare il modo più appropriato di avere a che fare con tutti i nemici. Ad esempio, andargli addosso e ucciderli. Mi hanno visto tutti adesso. Sono due arcieri. Aia, mi sono rinfilato sulla traiettoria della freccia. Se mi sposto qua... continuano a vedermi. Però almeno posso uccidere lui. Buono. Ma vi qua. Non voglio farti del male, giuro. Voglio solo ucciderti. Ti sto facendo un favore.
Allora. Aia, mi ha colpito mentre saltavo. Qui. Non lui. Lui. Ah, non l'avevo visto proprio che ce n'era un altro. Almeno sono due che attaccano Miliva. Dovevo andargli dentro. Era un affondo. Sono tre. Ora non mi piace più. Fortunatamente questo è come barare. Stavolta è andata bene. Così così. Decisamente migliorabile. Sfera della ricchezza. Ma finché non capirò a che mi serve fare soldi, non penso di poterle usare. Qui c'è un altro. Ah no, siamo dall'altro lato del santuario di prima. Polvere rinfrescante, va bene. Tutti questi consumabili. È bello sapere che esistono. Ma ancora non abbiamo trovato una situazione in cui devo farlo, cioè usarli. Coriandoli che scacciano gli spettri. Ah. Ah. Bene, è una maledizione transitoria. Ci sono dei nemici spettri che non posso colpire se non uso quell'oggetto. Questa è una cosa utile da sapere. Spero di incontrarli non adesso. Però se mi hanno dato l'oggetto, no, forse non sono così lontani. Questa mi dà di trappola. E quindi ci vado. Ceramica, non mi piace. Lì è pieno di gente. Non è che per caso. Ah no, pensavo fosse più profonda. Mi aspettavo ci fosse uno di quei pesci. Puoi saltare sopra? Quello era il tetto di prima, e questo è l'oggetto che vedevo dentro la casa. Ah, sono due. È ancora vivo. Davvero. Mi dà un sacco di tempo per scattargli davanti. Qui ce ne sono altri tre. Non so quanta roba sto lasciando alle spalle. Questo è il problema. Beh, quello con lo scudo non mi crea problemi. Ce ne sono altri. Oh. Ho fatto bene a controllare anche dietro l'angolino. Che lui è il minimo dei miei problemi. Uccidere lui velocemente non mi cambia nulla. Il problema è quello grosso. Che non voglio affrontare quando ce ne sono altri 6 o 7 in giro. Seguendo la strada, lì c'erano tutti quanti quelli che ho ucciso prima. Proseguendo di qua, questa casa l'ho visitata? Sì, sono uscito da qui. Perfetto. Quindi c'è quest'altro lato. Qui ci posso entrare? No, è tutto in fiamme. Quindi avevo preso la strada giusta in realtà, dovevo andare di qua. Sembra proprio di sì. Ah, è una persona questa. Sei stato bravo ad arrivare fin qui. Sei uno shinobi valoroso per un errante. Devo proteggere il giovane signore Lord Kuro. Se fallissi, Lord Ishin non mi perdonerebbe mai. Unisciti a me! Ok, grande. Speravo che fosse una cosa del genere. Io mi chiamo Gensai Nogami. Ho lottato con gli Ashina. Ma quando ho preso questa terra. Quello sta bevendo. Ma giustamente si chiama l'ubriacone. Non ho modo di vedere la vita
Ok, lasciamolo stare. Se mi muore l'aiutante non è un problema. Tutti quanti li ho girati. C'era un altro con lo scudo. Siamo rimasti io e l'ubriacone. Buono. Detto questo, datemi tutti i soldi. Cerchiamo di capire come funziona sta cosa. Devo trovare un modo di sbilanciarlo. Tutti questi attacchi sono parabili. Ah, è un pugno. Questa è una spazzata, sì. Guarda quanta vita ho perso. Io ci provo ma non penso che funzionerà la puligine. Ah, questo mi avvelena. Eh sì. Farò una pessima fine. Ah, funziona su di lui. Madonna, il range. Sono morto. Peccato. Basta parare un colpo. Mi spezza la guardia. Sputa. Due. È una presa. Giusto. Come dicevano nel tutorial, non è detto che se paro un colpo e lo devio, lui smette di attaccare. Presa. No, spazzata. Ah, peccato. Speravo di avere il tempo di farlo con la puligine, però sti consumabili secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Non sono mai stato un fan dei consumabili e continuo a non esserlo. L'unica cosa importante è imparare a giocare. Ed è difficile. Specialmente in una cosa che richiede così tanto azione e reazione, come ho detto già l'altra volta. Se non capisco subito cosa sta facendo il tizio, non so come rispondere. Però non c'è un modo per arrivare lì senza usare tutte quante le mie risorse, dovendo uccidere 15.000 nemici. Cioè, è vero che io posso correre fin lì e ignorare tutti quanti questi, però perché? Cioè, non voglio. Posso fare così, poi sbuco dall'altra parte, attraverso il laghetto, e chissà se il tizio è ancora vivo adesso. Sì, fico. È stato bravo, secondo... Quello non penso che arrivi fin qui. Ascoltami! Io mi chiamo Kensai Nogami, ho lottato con gli Akira. Magari se riesco a tenerlo in vita ancora per un po', è meglio. Aia, aia, quanta vita ho perso. No, voglio uccidere questi altri. Qui c'è un tizio con lo scudo. Mi ha pure colpito, non stava neanche guardando me. Curo.
giusto in tempo, cioè mi muore esattamente quando resta solo il boss. Niente attività 2 su 1, mi spiace. È stato bello. Ah no, ce n'è ancora un altro. Fortunatamente il boss si fa un po' i cazzi suoi, se non gli stai vicino. Allora, io ho solo due fiasche, più una resurrezione. Lui ha full HP. Forse se proprio dovevo usare un oggetto. Che sberle che tira, PD. Cioè, o sono full HP o schiatto. Sarà un po' assai così. Le string mi fa. Non le conosco. Quanti ne stanno spuntando ancora di tizi? Ce n'è ancora un altro. Non è che sono quelli che ho ignorato prima che arrivano da. Forse sì. Forse è utile ucciderli, sarebbe meglio. Tipo che mi ridanno un po' di vita, va. Ah, come faccio a sapere che poi gira tutto quanto così? Sono morto. Mi colpisce un'altra volta, sono morto. E lui ha due barre della vita ancora. Fa dei ritardi enormi con gli attacchi. Qui si gira su se stesso. Beh, l'ha tirata per terra. Zero range sta cosa. Più di un paio di colpi non glieli posso dare. Ah giusto, devo saltargli addosso quando fa la spazzata. No! Che fa? Che è sta roba? Non l'avevo mai visto. Tira, va bene, tira su la gamba, poi la fa cadere a terra. Va bene, va bene. Tanto finché non impari tutte quante le animazioni, non sai quando devi premere parata per non essere distrutto. Non sai nulla. Ok, allora, una cosa la sappiamo. Non mi posso lasciare dietro i nemici perché altrimenti mi rompono le balle quando vado lì. Quindi devo ucciderli adesso. Molto bello. Mi fa piacere sta cosa. Quanti sono? Erano un botto, erano almeno 6. Qui sono due arcieri. Quello con l'ascia e due con la torcia. Ah. Ah dai, ero troppo lontano per fare l'affondo. Ah va, cagare. Guarda gli arcieri dove arrivano. Terribile giocare con più nemici assieme. E come spezzi la guardia a uno, arriva l'altro. Vabbè, siamo fatto pure ammazzare. Forse mi conviene farmi ammazzare, tanto posso usare solamente una volta la resurrezione, non due. Quindi curarmi sarebbe uno spreco. Resuscitare no.
Se muoio contro il tizio posso resuscitare una volta sola. Anzi, mi conviene farmi uccidere. Così almeno riprendo mezza vita. Ah, giusto, però solo se quando sono arrivato lì mi dà di nuovo la possibilità di resuscitare. Probabilmente sì, perché via via che ammazzo quei nemici, almeno uno mi dovrebbe dare un punto di resurrezione. Spero. Qui nella stanza non c'era nessuno. No, eh. Vabbè, vediamo come va. Compresse non ne ho più. Quindi sono io e le mie tre fiaschette contro quel tizio dalle animazioni incredibili. Sei stato bravo, Stefoni. Dita incrociate. Ascoltami. E amiamo Gensai Nogami. Ho lottato con Yashina quando hanno preso questa terra. Ok, mancano i due con lo scudo. Solo lui. Ecco il mio punto di resurrezione. Decisamente meglio. Quindi mi è rimasto anche in vita il tizio stavolta. Per poco, ma mi è rimasto in vita. Se mi colpisce sono morto. Facciamo così, prima muoio e poi uso la resurrezione. Ah, anche lui quando muore mi dà soldi. Grazie. Non l'ho deviato quello. Oh, non capisco le animazioni, sono lentissime alcune. Che diavolo è successo? Wow, ho parato. Mi sono stato fermo perché ero sicuro di potergli fare il parry. Invece è proprio no you. Usiamo questa. Ok. Giusto. Non so se mi uccide col prossimo colpo. È un dramma sta cosa. Scusa, puoi fare il critico, per favore? Ho riavuto un piccolo punto per la resurrezione, ma non sarà mai abbastanza. Quindi, se non mi one shotta, ho due fiasche. Altrimenti rip. Non ha senso saltargli addosso finché non sta facendo la spazzata. Ho saltato anziché schivare. Il vantaggio è che ci sono dei punti ciechi enormi sui suoi attacchi. Sono quasi senza stamina. In realtà me la sto tirando, ma penso che dovrebbe essere la volta buona questa. Mi ha colpito col pestone. Ora se mi prende di nuovo mi ammazza. Non so se mi conviene curarmi o meno. Diciamo di no. Che questa è una presa. Perfetto. Cioè alla fine la chiave è capire il nemico vedendolo un po' di volte per sapere quali sono gli attacchi che sta facendo. Che è sempre stata la cosa alla fine. Gusto ricco e corposo, dà alla testa molto in fretta. Cioè la cosa che stava bevendo lui. Più un grano di rosario. Quindi adesso ne ho quattro.
e posso potenziarmi non so come. Fico. Mi si è sbloccata questa zona. Io ho una fiasca. Beh, tanto c'è quello che mi sta guardando. Ah no, l'ho ucciso. Buono. Sperando di riavere un punto resurrezione? No, ma quasi. Se ammazzo un paio di nemici, con un po' di culo ci dovrei riuscire. Ma magari siamo vicini a un checkpoint e il problema non si pone. Tutto sommato, anche una fiasca poteva andare peggio. Non quello che speravo. Mi piacerebbero un po' di compresse. Grazie. Me ne ha date due. Buono. Ah, è un arciere, maledetto. Cercato di fare parry. Molto, molto male. Hello. Compresse? No, olio. Ah, eccolo il mio santuario. Era proprio quello che volevo, sfera dell'anima. Se si fa scoppiare, chi viene bagnato ottiene più potere di resurrezione per un breve periodo. Ok, questa mi piace. Non ci sono altre strade qui? Sembra di no. Sentiero laterale che abbiamo preso prima, quello dritto di qua. In entrambi i casi si arriva qui, dove c'è il tizio raggomitolato. È una donna? Sì, è una donna. È il nostro santuario. Diciamo che è un buon punto per interromperci. Anche se sono curioso di sapere che c'è lì dietro. Quindi io parlerei con la tizia. Ho avuto un'orrenda visione. Stava traboccando sempre di più. Non si fermava mai. Non si fermava. Oh. Il giovane signore è all'interno del palazzo. Mio figlio, Inosuke, è andato a salvarlo. Quindi starà bene, ma non si sa mai. Il giovane signore può aver bisogno di te, Shinobi errante. Va da lui. Quindi questa è la vecchia che ci ha dato la campana. Interessante ritrovarla qui dentro. È sopravvissuta a questa notataccia. Dopodiché abbiamo 3 punti, quindi non ha senso tenerli lì. Potrei fare questo, potrei avere lo scavalcamento, non sono sicuro di volerlo. Questa è l'unica cosa che poi mi porterebbe all'ultimo livello di qui. Questo cos'è? Occhi di Shinobi. Aumenta il danno alla postura quando si completa una contromossa, mi piace. Mi piace molto questa, però devo avere quest'altra. Ah, che comunque io volevo, sperando che... No, questa richiede 3 punti, non 2. Qui invece cosa avevamo? Deviazione a mezz'aria. Arti di combattimento a mezz'aria. Questo ha ancora più emblemi. Ripristina la vitalità quando completo... Oh, questo è quello che voglio. E l'unico modo per averlo... 5? Devo passare da qui. Devo avere 5 punti. Quando avrò questo il gioco diventerà improvvisamente molto più gestibile. Queste... possono prendersi una pausa. Io voglio questo. In questo momento. Sì, questa è proprio tutta un'altra cosa. In più, posso fare questo. Dovrebbe aumentarmi la vita. Aumentano la postura e la vitalità. Buono. Quindi più vita e più stamina, diciamo.
non ho visto di preciso quanto è migliorata la vita. L'importante è che sia successo. Però non so... Aspetta. Rosario della preghiera ho avuto. Ok. Non so il ricordo. 0 su 1. Che cosa dovrebbe essere. Ho anche un punto in più. Per i cosi. Gli oggettini. Ma io pensavo che di qui ci fosse già il finale. Grazie. Che poi se funziona recuperare la vita anche quando uccidi un tizio, no? Come ho appena fatto, che lo uccidi e poi gli fai il critico, è ancora più utile. Voi, il giovane signore, fossi in voi non entrerei lì dentro. Quelle tecniche illusorie, solo un seme della percezione può disperderle. Ecco, prendete, non è molto, ma è tutto quello che ho. Seme della percezione. Un forte rumore quando vengono rotti. Ok, quindi c'è un'illusione. Magari ha anche a che fare con il discorso dei fantasmi che mi stavano facendo prima in quell'altro oggetto. La cosa mi mette un po' di agitazione. Non sono sicuro che è quello che voglio fare in questo momento. Diciamo che non abbiamo tempo. E quindi... mi limiterò ad uccidere sti due. Perché mi stanno profondamente antipatici. E quindi ho di nuovo i miei due punti di resurrezione. Posso fermarmi al santuario. E tra 30 secondi, quando avrò ripreso a registrare, vedrò che cosa c'è lì davanti. Ma per oggi, per noi, in questo video, è finita qui. Ci vediamo domani. Ciao a tutti!